Il caldo soffocante della sede mediorientale ha causato non pochi problemi ai corridori durante e dopo la gara, che sono arrivati tutti esausti al traguardo. Testimonianze di lavoratori all'interno del paddock hanno riferito che molti conducenti hanno lasciato l'abitacolo con sintomi di esaurimento da calore. Per fortuna gli organizzatori si erano mossi in tempo, richiamando tutto il personale medico nel parco chiuso per consegnare integratori e bevande agli autisti, dopo le diatribe legate all'usura degli pneumatici e ai limiti della pista. Con la FIA che ha adottato misure restrittive sull'uso degli pneumatici in gara, il GP del Qatar si è concluso tra polemiche anche per condizioni oltre il limite, con tutti arrivati al traguardo esausti. Testimonianze di esperti all'interno del paddock hanno riferito che molti piloti hanno lasciato l'abitacolo con sintomi di. Per fortuna gli organizzatori si sono mossi in tempo, richiamando tutto il personale medico nel parco chiuso per consegnare integratori e bevande ai partecipanti. I piloti si sentono estremamente stanchi per il caldo, alcuni alzano la visiera e altri mettono le mani fuori dall'abitacolo per prendere aria. Max Verstappen si asciuga il sudore dopo la vittoria in un'estenuante gara del GP del Qatar Credit. Foto la ritirata del sergente Checchi, è stato addirittura costretto al ritiro per evitare un malore all'interno della vettura, è capitato a Logan Sargeant, che ha chiesto alla sua squadra di potersi fermare al 42esimo giro dei 57 previsti. Non mi sento bene, devo fermarmi, è stata la comunicazione radio ricevuta dal team Williams dal muro della Williams Hill. Costruttore inglese ha parlato della grave disidratazione del pilota, accentuata dai sintomi influenzali avvertiti dall'americano all'inizio della settimana. Ma non è andata molto meglio agli altri piloti che hanno portato a termine la gara. Passeggiata in ambulanza, il caso più preoccupante ha riguardato Lance Stroll, i video della salita a bordo dell'Aston Martin numero 18 mostrano il canadese che fatica a scendere dall'auto e barcolla fino ad appoggiarsi all'ambulanza. Diverse fonti affermano che sarebbe stato trasportato via dal mezzo di soccorso. Nell'intervista post-gara il pilota nordamericano ha confessato che stava per svenire e non riusciva più a vedere nulla ad un certo punto del Gran Premio. La raccapricciante confessione di Ocon, non ve l'ho detto, ma ho vomitato al 15esimo giro, ha detto Esteban Ocon alla radio del team dopo aver conquistato uno stoico 7° posto. Mi sono sentito male al giro 15 o 16, ho vomitato per 2 giri nell'abitacolo. E poi ho pensato, dannazione, questa sarà una gara lunga. C'erano circa 80 gradi Celsius nell'abitacolo, ha raccontato ai giornalisti nel paddock al termine del test. Anche Leclerc è tra i più indeboliti. Momenti apprensione anche per il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che durante le interviste ha mostrato segni di confusione, temendo per un attimo poter accusare